al fatto che ci sono delle professioni, notoriamente quella del ginecologo, quella dell'ortopedico, quello del chirurgo plastico e ricostruttivo, che sono le professioni per la chirurgia per le quali è più difficile ottenere un'assicurazione e il premio di assicurazione può diventare invece così alto per questi professionisti da scoraggiare i giovani anche a semplicemente iscriversi a queste scuole di specializzazione e a coltivare la professionalità specifica in questi campi. Quindi l'emendamento intende venire incontro, soprattutto, insisto, ai giovani professionisti, vincolando le compagnie di assicurazioni che per una serie di altri problemi straguadagnano, impegnandole quindi a schierarsi dalla loro parte e a mantenere questo contratto nella logica di un accordo costantemente monitorato da parte di tutti. Tutto qua. Grazie onorevole Binetti, metto in votazione l'emendamento 10.7 Binetti, parere contrario Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. È aperta la votazione. Turco. Palese, Fabbri, Turco non riesce a votare, proviamo a sbloccare, provi onorevole, voti, provi a votare, bravo, ci siamo, Fabbri, Misuraca, ok, chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 10. Se nessuno chiede di intervenire, lo metto in votazione. È aperta la votazione. Berlinghieri ha votato. Lattuca, provi a votare onorevole. Chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo ora all'articolo 11 con i relativi pareri. Ah, scusate, ha ragione Presidente, sì, c'è il comma aggiuntivo 10.01 Calabrò, parere favorevole di Commissione e Governo, si rimette